minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia antica, per raccontarvi quanto accadde il 16 marzo del 1918, l'anno delle stimmate di Padre Pio, però fu un anno significativo anche per la fine del servizio militare. In quei giorni, già dal 5 marzo, Padre Pio si trovava a Napoli. Ormai la Prima Guerra Mondiale aveva sconvolto tutta la provincia religiosa di Sant'Angelo. Pensate un po', circa 35 sacerdoti, 10 chierici, 7 fratelli e terziari che erano stati impegnati nel servizio militare. Ecco, anche Padre Pio, fino al 15 marzo del 1918, era stato impegnato tra visite, convalescenze, licenze, servizio vero e proprio militare nella caserma di Sales a Napoli. Bene, il 16 marzo finalmente è una giornata storica per la vita militare di Padre Pio. Possiamo leggere insieme questo foglio matricolare che vediamo. Vengono annotate tutte le date più importanti. Francesco Forgione, classe 1887, matricola 12.094, chiamato alle armi per mobilitazione del 22 maggio 1915, giunge al distretto militare di Benevento il 6 novembre, assegnato alla decima compagnia di sanità in Napoli, nell'ospedale militare principale della Trinità il 6 dicembre, inviato in licenza straordinaria di convalescenza per un anno il 18 dicembre, rientra nel corpo il 18 dicembre 1916, quindi poi una seconda licenza straordinaria di convalescenza di 6 mesi circa, dal 30 dicembre 1916 al 30 giugno 1917. Una terza licenza di convalescenza di 4 mesi, dal 5 novembre 1917 al 5 marzo 1918, quindi poi torna a Napoli, però viene riformato in seguito ad una broncoalveolite doppia che gli riscontrano il 16 marzo 1918, con determinazione proprio della direzione dell'ospedale militare di Napoli, che conseguentemente lo congeda definitivamente, scrivendo appunto e dichiarando di aver avuto una buona condotta e di aver servito con fedeltà e onore. In realtà i medici militari gli diedero non più di 15 giorni di vita e gli dissero, prima che lui lasciasse il distretto militare, ti rimandiamo a morire a casa.